la questione della ripetitività sulla base del lavoro è necessaria. Cioè, come con una pila di informazioni che vanno, vengono, da qualunque. Se non ci fosse la ripetitività, io ho lavorato appunto, ho fatto assistenza al telefono alle persone ferme in mezzo alla strada e c'erano le stesse 4-5 frasi calate sul contratto applicabile e dovevano dire queste cose qua. Questo come si chiama? Burocrazia. Ma certo! Quando è stata inventata la parola burocrazia? Dai, greco viene. No, va bene, no, quale greco? Scusatemi, burocrazia. Crazia da kratos, Va potere. bene, ma buro è una parola Non ne ho francese idea. Che vuol dire comò. Quindi, perché, no, non ufficio, vuol dire proprio un Ah, mobile. no, È un vabbè. mobile. Il potere di un mobile, di una scrivania praticamente. No, la burocrazia è stata inventata nel 700, cioè prima della rivoluzione francese. È una cosa che quando l'ho scoperta mi ha sconvolto, perché io pensavo che fosse un'invenzione moderna, pensavo comunque dopo la rivoluzione industriale. Invece no, è stata inventata nella Francia, diciamo, di Luigi XV. E infatti, perché poi Balzac, l'exemployé, parla proprio di burocrate, eccetera, io dicevo, beh, ma allora quando l'hanno inventata? Nel 700. La burocrazia è questa roba qua. Cioè, fondamentalmente la ripetizione eletta a sistema. Poi qualcuno, tipo Max Weber, dice: ecco, questa è la razionalità pura, perché Max Weber ha una teoria della burocrazia che dice: è la razionalità. Un cavolo, la burocrazia non è razionale quasi per niente, come tutti sappiamo per la nostra esperienza di vita. È una macchina che deve funzionare nella sua perfetta ripetitività, che ha come strumento principale il formulario. Che cosa facevi tu? Facevi un formulario al telefono, però quello. Se volete capire la burocrazia, dovete avere molta pazienza, ma leggetevi il libro di David Foster Wallace, Il Re Pallido, in cui lui ha detto: adesso vi scrivo un romanzo sulla burocrazia, che è scritto in burocratese. Una noia infinita ma geniale, perché veramente coglie la burocrazia. È così, la burocrazia è quella roba là. La ripetizione è il suo strumento Però altrimenti smetti, militare. dimmi, te la posso fare una domanda? Tu lo vedi totalmente negativa No, questo? No, perché inevitabile. racconto un'esperienza che abbiamo fatto. Allora, reparto di terapia intensiva neonatale. E abbiamo dei genitori angosciati. Abbiamo un numero elevato di infermieri, medici e altro personale che parla con questi signori. Cosa osserviamo? Che questi genitori sono sconvolti dalla difformità, dalla imperfezione delle comunicazioni, perché il medico gli dice una cosa, l'infermiere gliene dice un'altra. Allora ci inventiamo una roba, ma è una domanda che ti faccio se ti sembra orrendo o se vi sembra orrendo. Ci inventiamo una roba che si chiama algoritmi comunicativi. Cioè, con il gruppo dei professionisti individuiamo le situazioni più critiche, quando devo dire che il bambino è peggiorato, quando devo dire che non migliora, eccetera, e che cos'è che dovremmo dire tutti almeno. E facciamo un formulario burocratico. E poi, ovviamente, essendo comunicazione di persone, ha una variabilità, però sappiamo che se il bambino è in pericolo di morte, tutti dicono il bambino è in pericolo di morte, non sta peggiorando. E se il bambino è stazionario, non diciamo sta lottando, diciamo è stazionario. Allora, la domanda è, se, ma lo chiedo anche a voi ragazzi, se lo vedete disumanizzante, questa, no? No, l'esercito. no, però può essere disumanizzante per il medico, l'infermiere, eccetera, perché a quel punto uno dei grandi problemi del medico e dell'infermiere è trattare il paziente come un essere umano. Questa roba qua non è che sta lottando sia meglio che è stazionario, però a volte dicendo sta lottando interpreta un pezzo di vita e dicendo è stazionario, no. E questo può essere un problema non irrilevante. Ma questo probabilmente deriva anche da come si interpreta il formulario e anche dal fatto che magari il formulario va rivisto ogni 3 mesi. Ecco, Assolutamente. se invece il formulario rimane lo stesso per 20 anni, Grazie. voglio dire, ci può essere una intelligenza organizzativa in questa cosa qua.